Grazie a Dossier Salute siamo in compagnia del dottor Dimitri Rabbiosi, specialista in chirurgia maxillofacciale. Dottore, benvenuto. Grazie, buonasera. Parliamo delle patologie delle ghiandole salivari, ovvero neoplasie e ricostruzioni del nervo facciale. Dottore, innanzitutto ci può brevemente descrivere cosa sono e a cosa servono le ghiandole salivari? Allora, le ghiandole salivari sono deputate alla produzione della saliva e attraverso ridotti escretori la saliva arriva a livello del cavo orale. Le ghiandole salivari si distinguono essenzialmente in ghiandole salivari minori e ghiandole salivari maggiori. Quelle minori possono essere anche centinaia e si localizzano essenzialmente nel cavo orale, che lo ritroviamo al di sotto delle mucose della guancia, del pavimento orale, della lingua, del palato e dell'orofaringe. Mentre le ghiandole salivari maggiori sono essenzialmente tre: una è la sottolinguale, che la troviamo nel pavimento anteriore del cavo orale, e sono due bilaterali. Poi abbiamo la ghiandola sottomandibolare, che è un'altra ghiandola bilaterale, e la troviamo nel collo al di sotto del corpo mandibolare, e la ghiandola parotide, che diciamo che è quella più importante, anch'essa bilaterale, una a destra e una a sinistra, che si localizza al davanti dell'orecchio, al di sotto dell'orecchio e dietro l'angolo mandibolare. La cosa importante di sapere della ghiandola parotide è che al suo interno passa il nervo facciale, che dalla base cranica esce e in questa zona si ramifica in tanti rami che vanno ad innervare i muscoli mimici della faccia, che danno appunto il movimento della faccia. Quindi bisogna tenere presente che nel momento in cui si faccia un trattamento sulla ghiandola parotide bisogna fare attenzione a non lesionare questo tipo di nervo. Dottore, ma quali sono le patologie che interessano le ghiandole salivari? Le patologie possono essere distinte in tre macro aree. Una, la prima può essere quella ostruttiva, quindi che è la scialolitiasi, come può essere i calcoli, sono dei calcoli come i calcoli renali, si formano dei piccoli calcolini all'interno delle ghiandole salivari, le quali vanno ad ostruire i dotti escretori e quindi la saliva non defluisce più nel cavo orale. Poi abbiamo la patologia infettivo-infiammatorie, che sono causate appunto da infezioni da virus o batteri, e quindi la terapia può essere soltanto quella antibiotica, l'antibiotico-terapia o antinfiammatoria. La più comune malattia infettiva è quella esantematica, che è la parotite, conosciuta anche come orecchioni. Poi abbiamo quelle neoplastiche, patologie neoplastiche, che sono suddivise anch'esse in tumori benigni e tumori maligni. Non stiamo ad elencare tutte le patologie benigne e maligne, diciamo che le maggiori, le più conosciute, quelle che si manifestano maggiormente, per quanto riguarda i tumori benigni abbiamo l'adenoma pleomorfo e il tumore di Wharton. L'importante è sapere che l'adenoma pleomorfo, pur essendo una patologia benigna, ha una percentuale abbastanza elevata di trasformazione, quindi quando si fa una diagnosi di adenoma pleomorfo si consiglia sempre l'asportazione. Mentre per quanto riguarda l'altra area sono le neoplasie maligne, e anche in questo caso non facciamo tutto un elenco, ma le più comuni sono il carcinoma mucchio epidermoide a basso grado e ad alto grado e l'adenocarcinoma. Ma dottore, cosa succede in caso di neoplasie maligne e soprattutto quali sono i sintomi e come si possono riconoscere? Allora, cosa importante quando arriva un paziente alla vostra attenzione è fare un esame clinico. E l'esame clinico si valuta subito la presenza di questi noduli nelle ghiandole, e questi noduli, se si presentano mobili, non dolenti, con margini netti e con un'evoluzione, una crescita lenta, già ci indirizziamo verso un tumore benigno. Se invece si presenta un nodulo con margini non definiti, non mobile, dolente e con crescita elevata, veloce, ci si indirizza verso un tumore maligno. Dopodiché, fatta una diagnosi così iniziale, si eseguono degli esami diagnostici. Il primo esame è l'ecografia, che già ci dà una indicazione delle caratteristiche di questa neoformazione, quindi sempre ci indirizza se non verso una patologia benigna o maligna. Dopodiché possiamo eseguire l'ago aspirato, che con un ago sottile si vanno a prelevare delle cellule all'interno della neoformazione, e l'esame citologico ci dà delle informazioni riguardo se siamo di fronte a delle cellule maligne o benigne.
Dopodiché, fatta la diagnosi iniziale, gli altri due esami fondamentali sono la risonanza magnetica con e senza mezzo di contrasto o l'ATAC con e senza mezzo di contrasto, in base alla neoplasia, se va ad infiltrare più o meno tessuti circostanti. E dottore, com'è possibile intervenire? L'intervento, quando ci si trova di fronte a una neoformazione sia benigna che maligna delle ghiandole salivari maggiori, soprattutto, si esegue il trattamento consigliato e il trattamento chirurgico. Se la neoplasia o la neoformazione interessa la ghiandola sottomandibolare o sottolinguale, essendo le ghiandole maggiori sì, ma anche dimensioni piccole, si esegue l'asportazione della neoformazione in toto. Mentre se la neoformazione interessa la ghiandola parotide, che è una ghiandola molto più consistente, se ci si trova di fronte a un tumore benigno, si esegue una enucleazione, cioè si asporta il tumore e basta, oppure una enucleoresezione se lasciamo del tessuto ghiandolare intorno. Mentre se il tumore è cresciuto in modo elevato, è andato a sostituire gran parte della ghiandola, allora si può eseguire anche una parotidectomia superficiale o subtotale. In questo caso bisogna sempre fare attenzione durante la dissezione a non andare a lesionare il nervo facciale, perché altrimenti provochiamo la paralisi o la paralisi dell'emiviso interessato. Se invece ci troviamo di fronte a una deformazione maligna, l'intervento da eseguire sicuramente sulla sottomandibolare e la sottolinguale, ancora l'asportazione completa della ghiandola più l'asportazione dei linfonodi del collo. E invece per quanto riguarda la parotide, si esegue una parotidectomia totale, quindi l'asportazione di tutta la ghiandola più o meno l'asportazione dei linfonodi del collo, facendo molta attenzione in questo caso al nervo facciale. Se il nervo facciale può essere clivabile, cioè asportare la formazione senza andare a lesionare il nervo, bene, si cerca di essere gentili con questo nervo senza trattarlo male, in modo da non provocare deficit. Altrimenti, se il nervo si trovasse all'interno della neoformazione oppure non sia clivabile dalla neoformazione maligna, bisognerà sacrificarlo, e in base a quello che si sacrificherà, più o meno una branca, due, tre rami oppure il tronco principale, bisognerà ricostruirlo. E come si ricostruisce? Si ricostruisce con delle tecniche chirurgiche che si chiamano di microchirurgia, prelevando magari dei nervi in altri distretti, che può essere la gamba con il nervo surale che dà la sensibilità al tallone, e si va a ricostruire i vari rami del nervo facciale. Oppure si utilizzano dei nervi comunque motori o sensitivi, sempre a livello cervico-facciale, dove si eseguono queste neurografie, che è la ricostruzione del nervo, sempre col microscopio. Quindi il consiglio è, quando ci si trova di fronte a deformazioni delle ghiandole salivari, soprattutto la parotide, è opportuno andare da chi è in grado sì di fare l'asportazione della deformazione, ma anche di ricostruire il nervo, perché altrimenti ci si trova di fronte a dei pazienti che presentano le paresi o le paralisi del emiviso interessato. E grazie a Dio io arrivo da una scuola che da 20 anni ricostruisce i nervi, e quindi nel momento in cui mi trovo di fronte a questo tipo di patologia non mi desta preoccupazione. Grazie dottore. Buonasera a tutti e grazie dell'invito.